Allora, in questo convegno noi affronteremo sicuramente tutto quello che riguarda il debito pubblico, un debito che ci ritroviamo come una sorta di catena dalla quale non riusciamo ad uscire e che Renzi in questa stabilità proietta al 2018. Un debito che invece andrebbe affrontato nella sua radice, nella sua essenza, in quello che significa e da dove deriva. Il conflitto di interesse è clamoroso, cioè la Banca d'Italia è una società per azioni, non è un ente pubblico, cioè un ente pubblico economico di cui fanno parte come azionisti le banche che dovrebbero essere controllate. Per cui noi abbiamo che la Banca d'Italia è di proprietà delle banche, che per esempio le tre delle quattro banche che erano in crisi erano associate alla Banca d'Italia. Questo che significa? Significa che la Banca d'Italia, non avendo l'imparzialità necessaria per giudicare se una banca funziona o non funziona, i controlli non li fa. E questo già si è verificato al tempo dello scandalo Parmalat e abbiamo spesso denunciato questi conflitti di interesse che dovevano essere risolti con leggi, non affidando al buon cuore o alla corretta scelta della Banca d'Italia il fatto di non avere questa situazione di conflitto di interessi, che è quella di essere un controllore che però è controllata da società, banche private che detengono azioni della Banca d'Italia. Quali saranno gli effetti del TTIP sul settore agricolo italiano? In realtà si sa poco sul TTIP perché è tutto segretato, però dalle poche cose che escono fuori si può intuire che chi ne soffrirà soprattutto sarà l'agricoltura italiana, perché si mettono in discussione innanzitutto le norme di sicurezza dell'agroalimentare, l'eccellenza agricola e la cosa più grave non si sa che fine faranno le IG, quindi le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche che per gli Stati Uniti sono inconcepibili. Quindi la nostra paura è che si voglia andare verso un'agricoltura tipo quella americana, industrializzata, di bassa qualità e monocultura, per favorire poi quello che invece è il libero scambio dell'alta tecnologia tedesca. Quindi noi stiamo svendendo la nostra agricoltura per far favore alle grandi industrie tedesche. Questa è l'Europa che non vogliamo. Quali saranno gli effetti del TTIP sul mercato del lavoro italiano? Innanzitutto la concorrenza spietata e aggressiva dei grandi colossi statunitensi che polverizzeranno ancora di più le nostre piccole e medie imprese. E inoltre il rischio di un livellamento verso il basso dei diritti legati al lavoro, della protezione sociale dei lavoratori, e già ci siamo portati avanti in Italia grazie a Renzi con il suo Job Act, che ha spianato il terreno a questo tipo di accordi transnazionali, per cui abbiamo già un livellamento dei diritti dei lavoratori verso il basso con l'abolizione dell'articolo 18 e la trasformazione dei lavoratori italiani in manovalanza a basso costo.